Procuratore, ma per quale motivo la Procura distrettuale antimafia si occupa di questa vicenda, che è una vicenda che riguarda mare, riguarda gli scafisti che non sono considerati mafiosi? Ecco la domanda. La Procura distrettuale antimafia si occupa degli scafisti che sono estranei alla nostra, alle nostre bande criminali. Come mai? È una precisa norma di legge che prevede che la Direzione distrettuale antimafia, tra i suoi compiti, si occupi anche di reati che comunque implicano l'esistenza di uno sodalizio criminale organizzato. Quindi, se è vero che il compito specifico per cui è nata nel 91 è quella di contrastare i sodalizi mafiosi, tuttavia nel corso degli anni i compiti della Direzione distrettuale antimafia si sono arricchiti di nuove attività di contrasto. Tra queste, quella che è prevista tecnicamente dal sesto comma dell'articolo 416 del codice penale, cioè l'associazione a delinquere finalizzata a favorire l'immigrazione clandestina, è stata considerata, proprio perché implica delle sofisticate attività di contrasto, come un'attività che deve svolgere una direzione distrettuale antimafia. Qui è molto diffuso. Nello stesso tempo, un'altra domanda che viene quasi scaturisce da questa nostra presenza qui stamattina. Lei ha detto durante la sua relazione che sono problemi anche giuridici riguardo a, se ho capito bene, riguardo a tutto questo contrasto, no? Sì, proprio così. Vuole chiarire a noi per favore questo concetto? Sì, sostanzialmente l'attività degli organizzatori criminali si ferma fuori dalla porta delle acque territoriali italiane. Quindi teoricamente si potrebbe dire che non esiste la giurisdizione italiana perché sono in acque internazionali. Esatto, perché loro si fermano nelle acque internazionali e quelli che entrano invece nelle nostre acque territoriali il più delle volte li sono portati dalle nostre unità navali. E come questa? Esatto, che arrivano in missioni di soccorso. Ma siccome loro organizzano la loro attività ponendo in essere un sistema che rende necessario l'intervento in mare perché apprestano dei gommoni che sono manifestamente inadeguati, perché il numero delle persone trasportate è assolutamente sovrabbondante, allora loro creano una situazione di pericolo e questa situazione di pericolo chiaramente ci costringe ad agire e poi a portare questi soggetti in Italia. Allora noi riteniamo che il nostro ordinamento prevede questa possibilità. Ma sono catturati, scusi, questi scafisti, questi criminali organizzati, come li possiamo definire ormai, sono catturati e processati e condannati, se del caso? Allo Stato noi abbiamo delle pronunce del giudice delle indagini preliminari e del tribunale del riesame che riconosce la nostra giurisdizione, ma non solo la nostra giurisdizione, anche il nostro potere di sequestrare le navi, che non, ovviamente prive di bandiera, nelle acque internazionali. Quindi allo Stato abbiamo avuto un riconoscimento da parte dell'autorità giudicante, non solo di quella requirente che io rappresento, circa la bontà della nostra strategia. Ovviamente aspettiamo che anche la Cassazione, quando sarà il momento di intervenire, riconosca la bontà del nostro operato, ma su questo ancora siamo. Quindi voi siete la mente e la Marina Militare il braccio armato. È qualcosa di più del braccio, perché veramente hanno operato da polizia giudiziaria molto ma molto raffinata, quindi molto di più del braccio. E quindi allora il deterrente c'è, questa è la domanda adesso, perché noi dobbiamo evitare che ci siano questi che lucrino sulle vite proprio, umane. Proprio così, è proprio questo, il nostro compito è questo, di rendere per loro sempre più gravosa questa attività che loro fino adesso ha portato solo profitti. Dobbiamo creare un valido deterrente, ovviamente nel rispetto degli strumenti giuridici, perché è chiaro che noi non siamo dei giustizieri, ma operiamo nel rispetto delle norme. Ci stiamo riuscendo e chiudiamo. Ci stiamo riuscendo in qualche modo? Penso che queste operazioni di novembre, di novembre 2013 e gennaio 2014 rappresentino il primo cammino su questa strada. Grazie. Grazie a voi.